Credevano di riuscire a partire con l'aereo falsificando l'esito dei test anti-Covid o l'eventuale positività. Ma gli uomini della Guardia di Finanza impegnati nelle verifiche dei Green Pass dei viaggiatori all'aeroporto Marco Polo di Tessera li hanno scoperti. Si tratta di cittadini pakistani e tunisini residenti nel veneziano. Hanno pensato di presentarsi all'imbarco con un tampone ritoccato, quindi un tampone di un'altra persona rilasciato regolarmente da una clinica abilitata all'effettuazione dei tamponi, quindi registrato regolarmente al Ministero della Salute, ma in realtà cambiando i dati anagrafici il tampone risultava intestato a loro, quindi l'esito negativo risultava riferito a loro. Una volta scoperto, un cittadino pakistano ha ammesso che c'era stato un fotoritocco ed è stato denunciato e sanzionato. Stessa sorte per altre 6 persone di passaggio allo scalo intercontinentale dell'aeroporto, intenti a partire senza la documentazione necessaria. Il meccanismo di alterazione è stato riscontrato durante un controllo eseguito in collaborazione con la polizia di frontiera dell'aeroporto. Tutti, oltre ad essere rimasti a terra, sono stati denunciati per falso materiale. C'è di più. 2 soggetti di etnia tunisina avevano interpretato male il risultato del referto. In quel caso il referto era stato fatto direttamente in aeroporto, era valido, tutto regolare, solo che non hanno saputo bene interpretare l'esito positivo. Cioè, l'esito positivo per loro voleva dire il consenso a poter partire, quindi si sono un po' surriscaldati gli animi quando l'operatore della compagnia di bandiera turca gli ha detto non potete partire perché siete positivi, quindi loro, avendo già probabilmente programmato le vacanze a casa, ritorno a casa con parenti e amici, si sono un po' innervositi, da qui è stato necessario l'intervento della nostra pattuglia di vigilanza antiterrorismo che li ha calmati e immediatamente allontanati dall'aeroporto dopo averli chiaramente denunciati perché positivi e non al proprio domicilio.